Buongiorno a tutti e benvenuti all'appuntamento con la luce dedicato al mondo Office. Come di consueto, a destra troverete una chatbox a vostra disposizione, quindi scriveteci per qualsiasi informazione, richiesta o curiosità. Avete mai pensato a come la luce artificiale influenzi la nostra vita lavorativa? A quanto le nostre abitudini si siano modificate negli anni? Questi sono i quesiti che abbiamo posto a Jacopo Acciaro, titolare dello studio Voltaire Lighting Design di Milano. Stiamo vivendo dei grandi cambiamenti nel mondo dell'office. Prima gli uffici erano raggruppati in dei cluster chiusi delle unità singole, le persone vivevano gli spazi lavorativi in maniera un po' più autonoma e sì, oggi viviamo comunque delle situazioni molto più aperte a un dialogo tra le persone, a uno scambio molto più veloce, a un'interattività anche tra le diverse situazioni e le diverse configurazioni. Probabilmente la concezione degli spazi è cambiata. I tempi sono cambiati, oggi si presenzia sulla scrivania in maniera completamente diversa, con tempi completamente diversi. Le aziende, grazie alla tecnologia, all'LED, grazie alla tecnologia legata alla gestione, all'elettronica, stanno sviluppando e sono portate a sviluppare delle concezioni sempre più innovative, sempre più flessibili, sempre più dinamiche. Abbiamo anche un incremento di tutte quelle che sono le certificazioni, tutte quelle che sono le esigenze legate alla normativa, alla LEED e ultimamente anche alla WELL. Cioè, rispetto per il comfort, grande rispetto per quelli che sono i valori energetici, molta precisione nel controllo degli abbagliamenti, molta attenzione a quelli che sono i parametri qualitativi della luce. L'UGR è un parametro estremamente importante che le aziende devono perseguire con molta precisione. Importante sempre cercare di avere soluzioni con una doppia emissione, diretta e indiretta, dove la diretta è molto precisa e molto confortevole e l'illuminazione indiretta è molto performante in termini di distribuzione. È un parametro sempre molto importante quello di riuscire a relazionare la luce artificiale in funzione della luce naturale, perciò avere dei sistemi dotati di rilevatori di luce diurna che siano in grado di interagire con il corpo illuminante e di lavorare in maniera dinamica, in maniera sinergica. Sicuramente quando si sviluppa un corpo illuminante per il mondo office non si può prescindere anche dalla parte estetica, dalla parte compositiva. Perciò il corpo illuminante deve avere delle dimensioni contenute, deve avere soprattutto la possibilità di essere declinato con diverse finiture, con diverse tonalità di colore, perché i contesti sono sempre diversi. La nuova visione del mondo office richiede un duplice impegno ai progettisti della luce, che devono essere in grado di offrire soluzioni che siano originali e allo stesso tempo adeguate per spazi fisici mutevoli. Prima di presentarvi le nostre proposte e le nostre soluzioni, voglio raccontarvi come arriviamo al prodotto, qual è il metodo iLED. Il metodo iLED si esprime in un approccio al prodotto molto pragmatico e probabilmente anticonvenzionale.
Normalmente, prima del release di un qualsiasi corpo illuminante, un'azienda testa l'effetto luminoso utilizzando prettamente strumenti di calcolo virtuali, mentre noi di Linalight Group affianchiamo a questo processo automatizzato uno studio diretto. Il nostro team di progettazione, infatti, studia la luce confrontando i valori rilevati dal fotogoniometro con quelli risultanti dal prodotto installato in un ambiente che riproduce le effettive condizioni reali. Questo procedimento ci permette di avere un riscontro tangibile e soprattutto di mantenere sempre una connessione particolare con la percezione della luce, che è in fondo quanto di più prezioso possiamo trasferire all'utente finale. Illuminare un ufficio, indipendentemente da come sia strutturato, è una procedura complessa che richiede, come sappiamo, il rispetto di alcuni importanti parametri, come i valori UGR, l'illuminamento medio, gli indici di rifrazione e via dicendo. In alcuni casi si deve tenere conto anche di parametri più specifici, come ad esempio quello dell'illuminamento cilindrico, il cui rispetto garantisce una buona luminosità non solo dell'ambiente, ma di tutto ciò che di solito c'è all'interno dello spazio, compreso gli utenti e in particolar modo il loro volto. All'interno di uffici, aule, sale riunioni o comunque in tutti i locali dove è necessaria una buona comunicazione visuale, il valore di illuminamento medio cilindrico non deve mai essere inferiore a 150 lux. Il rispetto di questo valore corrisponde automaticamente ad una forte riduzione delle ombre, che in occasione ad esempio delle ormai frequentissime videoconferenze accentuano le occhiaie, dando vita al fenomeno chiamato effetto panda. Dato che nulla può essere lasciato al caso, riteniamo il confronto con i professionisti una risorsa importantissima, che ci ha permesso negli anni di calibrare la nostra gamma d'offerta in base alle specifiche necessità e ai diversi segmenti di mercato, un prodotto per ogni esigenza. Se si cerca ad esempio un'illuminazione diffusa con UGR inferiore a 19, ma lo spazio fisico non permette di installare una lampada a sospensione, ci si può affidare a downlight compatti e performanti come woofer e loro. Nel caso in cui ci si trovi invece in ambienti spaziosi e con numerose postazioni di lavoro, sicuramente Rollip è la famiglia più adeguata. Si tratta in realtà di una collezione molto estesa, ma oggi abbiamo deciso di presentarvi due versioni, una a sospensione e una a incasso. La prima si chiama Rollip 60 e permette di avere, grazie al nuovissimo diffusore a rotolo, linee ininterrotte di luce senza giunti, sino a 10 metri in versione UGR inferiore a 19 e 20 metri con filtro opalino. La seconda, invece, Rollip Pro, è la soluzione perfetta in caso di controsoffitti molto bassi o addirittura già completati, perché il suo spessore di 1,3 cm, pari a quello di una lastra di cartongesso, permette di installarla in maniera agevole senza dover intervenire sull'orditura portante della parete o del soffitto. Abbiamo deciso di presentare oggi anche due prodotti rivolti a chi desidera migliorare la qualità del lavoro attraverso l'abbattimento del suono e dei riverberi. Il primo è Derby, una lampada a sospensione decorativa dotata di pannello fonoassorbente ignifugo dalla forma armonica, che alloggia due sorgenti luminose, quella diretta a microcelle con UGR inferiore a 16 e quella indiretta diffusa. Il secondo fa parte di una delle nostre collezioni più iconiche ed è indirizzato a coloro che prediligono forme geometriche più rigorose. Stiamo parlando di Tour, una sospensione monoemissione o biemissione, il cui chassis circolare, quadrato o rettangolare sostiene il pannello fonoassorbente, disponibile in finitura grigia, nera o antracite. Infine, vediamo insieme quali articoli possiamo selezionare in caso di progetti dove è richiesta una particolare attenzione alla componente estetica. Il primo è Clear Modular, una sospensione dalla struttura estremamente esile che restituisce una luce diffusa biemessa che si diffonde uniformemente in tutto lo spazio. Clear è perfetta per uffici situati all'interno di edifici di pregio, impreziositi per esempio da affreschi o da elementi architettonici in risalto, perché grazie alla sua caratteristica trasparenza, una volta spenta scompare quasi totalmente alla vista, senza interferire con ciò che la circonda. La trasparenza accomuna Clear a Oxygen, un corpo lampada disponibile in divertenti colori che trova invece la sua ideale collocazione in ambienti dove sono presenti monitor. Grazie alla sorgente totalmente schermata, Oxygen previene infatti qualsiasi tipo di riflesso non gradito all'occhio dell'utente, che quindi può godersi la visione in qualsiasi posizione si trovi con rispetto allo schermo. Abbiamo visto come possiamo offrire una diversa soluzione per ogni esigenza, ma cosa succede se l'ambiente da illuminare richiede diversi effetti luminosi? Ci siamo resi conto che, al giorno d'oggi, l'ufficio non è solo un ambiente dove l'utente lavora,
ma si è trasformato in uno spazio polifunzionale dove si accolgono gli ospiti, dove si consumano i pasti o dove si trascorre la pausa pranzo intrattenendosi per esempio nella lettura. Ed è proprio questa molteplicità d'uso che ci ha portati a sviluppare un sistema funzionale a 360 gradi ed in grado di illuminare correttamente non solo l'area di compito, ma tutto l'ambiente circostante, permettendo così all'utilizzatore di gestire al meglio lo spazio di lavoro. La soluzione universale che vi presentiamo oggi si chiama Modus. Si tratta di un sistema lineare a sospensione che dà al progettista la massima libertà compositiva, permettendogli di inserire ogni 15 cm moduli sempre diversi, che permettono di interpretare l'ambiente e di risaltare le sue peculiarità. In questo caso parliamo proprio di interpretazione, perché ogni spazio fisico ha delle caratteristiche particolari ed è della luce il compito di metterle in risalto e di dar loro la giusta importanza. La struttura si compone di un profilo lineare di solo 4 cm di spessore, la cui parte inferiore è dedicata all'aggancio dei moduli e quella superiore è caratterizzata da una morbida emissione indiretta. Il fascio indiretto è sviluppato da circuiti ai quali sono applicati delle particolari lenti con apertura di ben 150 gradi, che ci permettono di avere un'illuminazione omogenea e di eliminare gli antiestetici fuochi a soffitto, anche in caso di installazione su ceiling molto bassi. L'emissione indiretta è disponibile in due versioni monocromatiche, 3500 e 4000 gradi Kelvin, e in versione Dynamic White, la tecnologia che, basandosi sul ciclo circadiano, modula la temperatura a colore in base alle fasi del giorno, in un range che va dai 2007 ai 5000 gradi Kelvin, migliorando così il benessere e la produttività degli utenti. Andiamo ora a vedere nel dettaglio ciascun modulo e il suo scenario luminoso corrispondente, partendo da quelli studiati per garantire il massimo comfort visivo. Il primo è il diffusore microprismatico, concepito appositamente per distribuire uniformemente la luce con bassi livelli di abbagliamento su tutto il piano di lavoro, non solo su scrivania singola, ma anche in caso di postazioni contrapposte. Disponibile in tre dimensioni e con tre differenti finiture, questo modulo è l'unico disponibile anche standalone e quindi può essere installato anche singolarmente. Il secondo invece è il modulo con microcelle anti-glaring, che si caratterizza per le sue ottiche arretrate che garantiscono un UGR controllato. Per quanto riguarda invece la luce d'accento, necessaria per enfatizzare particolari decorativi o di arredamento, possiamo scegliere fra tre varianti di spot orientabili in finitura bianca o nera. Due proiettori da 7 e 12 watt e un modulo composto da tre microproiettori estraibili modello Optusex. Abbiamo infine previsto anche il modulo Cell Wall Washer per garantire un'illuminazione uniforme della parete o di eventuali vetrine e scaffalature. Questo modulo asimmetrico si installa, come tutti gli altri, con un semplice click ed ha però la particolarità di poter essere orientato e quindi installato sia a destra che a sinistra. Considerato il periodo storico e tenuto conto delle tendenze, dei cambiamenti e delle sempre nuove esigenze, se dovessero interrogarci sul perché sia così importante avere una luce qualitativa in ambiente office, potremmo rispondere in mille modi diversi, ma la verità è che c'è un'unica importante motivazione. L'ambiente lavorativo, ed in questo caso l'ufficio, è effettivamente il luogo dove trascorriamo la maggior parte della nostra giornata, dove sviluppiamo le nostre idee, dove ci esprimiamo. E prendercene cura, quindi, corrisponde a prenderci cura di noi stessi. La nostra missione è proprio quella di accompagnare l'utente nella sua quotidianità, valorizzando gli spazi a lui dedicati con prodotti che non siano fine a se stessi, ma che abbiano la capacità di adeguarsi a ciò che li circonda, di rispondere alle varie esigenze in maniera concreta e di collimare pragmatismo e dinamicità. Direi che per oggi è tutto. Come sempre vi ringrazio per essere stati con noi e vi ricordo che per qualsiasi informazione potete contattarci attraverso la sezione dedicata del nostro sito linealight.com.